Niente neanche di qui. E niente neanche di qui, ma insomma. Oh, ciao! Che bello che sei venuto a trovarmi! Lui è Orsetto Musetto e Licia Musina è il mio nome. Viaggio nella fantasia. Posso spostarmi in ogni dove. Vieni a farmi compagnia. Se vuoi venire, c'è poco da fare. Sorridi. Respira e lasciati andare. Con la valigia piena di sogni visiteremo altri mondi. Siamo pronti per la magia. Uno, due, tre, via! Eccoci qui. Hai capito dove siamo? Questo rosso magari ti suggerisce. Hai indovinato! Siamo in teatro, un posto dove si possono vivere mille avventure, dove si viaggia da fermi e si sogna da svegli. Oh, ma Musetto, hai ragione! È tempo di aprire il sipario. Aspetta lì. Questo per me è il posto più bello del mondo. È il luogo dove Licia Musina si sente a casa. Vuoi sapere perché? Beh, perché qui su questo palco io riesco a spostarmi in ogni luogo e riesco ad essere tante persone diverse. Posso vivere mille avventure. Vuoi sapere come faccio? Va bene. Allora ascolta la filastrocca che ho scritto. Filastrocca dell'attore. E ascolta bene, non ho detto trattore. Parlo di chi, come me, su di un palco, si agita, ride, piange e fa un salto. Di chi raccontando ti prende per mano e senza spostarti ti porta lontano. Che passa le notti a studiare copioni, che recita, balla e intona canzoni, che spesso è un poeta, ma è anche un buffone. E per vederlo non schiacci un bottone, ma indossi il cappotto ed esci di casa. E insieme agli altri tu riempi una sala accogliente che si chiama teatro, dove il tempo e lo spazio diventano altro. Teatro è quel luogo dove vive l'attore, che non è mica un caso faccia rima con amore. E adesso sono pronta. La stregaccia mi insegue sempre e io non riesco ad andare più veloce di così. Oh, che pazienza! Ma dove sono capitata? Ciao, bell'orsetto! Come ti chiami? Musetto è proprio il nome giusto per te. Sei così carino che voglio farti un regalo. Aspetta, ecco qua. Vedi, questo è un campanello magico. Quale magia farà? Lo dovrai scoprire da te. Però ti posso dire una cosa. Si chiama teatro. Suonalo ogni volta che avrai bisogno di un po' di magia. Mi raccomando, tienilo da conto, eh? Te lo nascondo qui dietro. Ecco qua. Oh no! Sento di nuovo dei passi. Quella stregaccia non mi lascia in pace. Ciao Musetto, scusa ma devo scappare. Ciao, ciao Musetto, ciao. Dov'è andata? Dov'è quella vecchiaccia? La voglio! Come chi?
Quella vecchia, quella che ha quei poteri magnifici, fa delle magie fantastiche. Io voglio il suo potere. Orsetto, ma come ti permetti? Brutta stregaccia a me. Ah, sì? Ah, e allora io ti farò un incantesimo di plastificazione. Sei pronto? Oh, plastica brutta che inquini il mondo, inquini le acque e cambi la forma. Ti ordino e dico in questo secondo, ricopri l'orsetto e cambiagli forma. Sei brutto! Volevo fare un orsetto di plastica, mi è venuto un dinosauro. Devo migliorare l'incantesimo di plastificazione. Comunque ti sta bene. Sei comunque diventato bruttissimo. Me la trovo da me, la vecchia. Vediamo un po', dove può essere andata? Di là? Di là? Sì, di là. C'è qualcuno? Mamma mia, quanto è grande questo posto! E com'è silenzioso! E io... Ciao! Come ti chiami? Ah, mi dispiace, non riesco a capirti. Non ti agitare così, prova a parlare più lentamente. No, non riesco proprio a capire. Non riesco proprio a capire che cosa vuoi dire. Mi dispiace. Però ti posso dire che adesso mi fai un po' meno paura. E questo che cos'è? Campanello. Adesso ti capisco. Ti chiami Musetto? Piacere, io mi chiamo Linda, però non riesco a capire tanto che cosa è successo. Dunque, vediamo se ho capito. Allora, ti ha trasformato una strega cattiva che cercava una vecchia buona che ti ha regalato questo campanello che si chiama Teatro e che è magico. Davvero? Posso provare? Eccomi tornata. Ti è piaciuta la storia, Musetto? Ti sei divertito, ma hai avuto anche paura. Eh beh, questo capita in teatro. In teatro si provano mille emozioni diverse, tra cui c'è anche la paura. E tu ci vai a teatro? Ti piace? È divertente, vero? E giochi mai con i tuoi amici a Facciamo che eravamo, che è praticamente l'origine del teatro. Musetto dice se ci fai un disegno della tua idea di teatro. E poi ce lo spedisci all'indirizzo che c'è alla fine del video. Lo farai? Il nostro viaggio ora è finito. Chiudo la valigia e ti saluto. Se questo video ti sei divertito, beh, potrai tornare in un minuto. Basta cliccare sul link che tu hai e Orsetto Musetto e Licia Musina ritroverai. Ciao! Ciao!